Cioè, quel dirupo non succede. Ma se cadi, sei da solo, cosa succede? È finito. Ok. E devi ritornare su, quindi prendi la bici e spingi. C'è anche da dire che c'è Timon qua sotto. Ale, ai 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 ai. Si sente ste? Si vede? Si sente? Sì, sì, sa. Eh? Oggi sto vicino al microfono. Non va bene? Si dovrebbe sentire. Vuoi che parlo tutto su quello centro? Voce, voce. Licenziato subito. Fai ciak, Papis. Figa, ha bevuto il Varnelli. Eh? Sì, sono abbastanza brillanti. E se fai un'escursione. Poi sono belli tutti e due, perché il divertimento sta in tutti e due i posti. Sì, c'è chi preferisce andare a respirare su in montagna, magari vedere meno gente, c'è chi invece preferisce fare il gruppone e andare sul park. Però io vedo che bene o male ci si diverte. C'è del bello in tutte e due, quindi non è che uno è più bello, uno è meno bello. Ci sono delle preferenze. Apro una piccola parentesi. Nel bike park, cioè io ti parlo per esperienza, vado sul bike park, l'ho provata sia con la DH che con l'elettrica. Con l'elettrica non mi sono divertito quanto con la DH. Vabbè, sicuramente non è nata per il park l'elettrica. Poi adesso arrivano certe elettriche che ci si gira tranquillamente, però con tutte le bici si girano, però lo scopo per cui è nata l'elettrica non è quella di fare il bike park. Esatto, quindi prendere la seggiovia è portata per escursioni, montagne. Beh, sicuramente mi trovi d'accordo su questo. Esattamente. Non compri un'elettrica per andare a girare esclusivamente al park. Se c'hai un park vicino con impianto di risalita, probabilmente hai tutte e due le bici. Sicuramente. Buongiorno, buongiorno. Nuovo talk. Giustissimo. Questo giovedì sera. Un paio di argomenti. Intanto dobbiamo annunciare che domani sera, che è venerdì sera, giusto Ste? Uscirà l'ultimo della serie di podcast. L'ultimo e affronterà un tema abbastanza ampio che riguarderà un po' meno le bici. Esatto, sì. Raccontiamo la storia di Patagonia, il marchio storico. Poi stiamo pensando a qualche sorpresina per Natale. Se magari ci aiutate a capire un po' quello che vi piacerebbe sentire sotto forma di podcast, quindi di storia, magari ci date qualche idea e sarebbe figo far qualcosa che piace a tutti. Potremmo invitare qualcuno anche fuori dal mondo del mountain bike, magari sul territorio, sulla natura, sulla gestione di tante cose che poi ci toccano in prima persona. Detto questo, parliamo oggi di... Volevamo affrontare un discorso un po' più, diciamo, soft. Volevamo parlare un po' dell'approccio che avete con la mountain bike, quindi se vi piace di più andare sui bike park, oppure se vi piace di più andare in montagna selvaggia. Esatto, all'avventura. Come all'avventura, dice. Perché comunque sono due modi di andare in bicicletta diversi. E intervengono anche abbastanza agenti, no? Nel senso, in montagna probabilmente ci portiamo più roba, su un bike park. Esatto, il tipo di attrezzatura che si porta, il tipo di abbigliamento anche, perché no? Tipo di settaggio della bici, se vogliamo proprio andare sullo specifico. Sì, non è solo una preferenza di gusto, no? Per dire, io sono un po' più amante della montagna allo stato naturale, quindi... Io ho fatto un po' e un po', e sono due cose completamente diverse. Una ha un tipo di divertimento, una ha un altro tipo di divertimento. Devi pensare a cosa metterti, cosa non metterti, cosa se portarti. È scomodo una cosa, se è scomoda un'altra. Facciamo un esempio. Semplicemente la cosa che balza all'occhio, che serve a tutti, è che quando si va a fare un giro in montagna di 30-40 km, comunque affrontando dei terreni diversi, ovviamente devi portarti più roba. Il marsupio un po' più pieno o lo zaino un po' più pieno, dipende anche da che stagione si va. Antivento piuttosto che il giacchettino antiacqua, le chiavi, le camere d'aria, tutto quello che tutto serve per non rimanere per a piedi. Sopravvivere. Solitamente invece su un park si va molto più leggeri, si gira sempre nello stesso posto, no? Si gira sullo stesso posto. Molti bike park sono attrezzati, io per esperienza sono stato al Montamiata, hanno questa officina, quindi è molto utile la situazione. Perché? Perché non ti devi portare niente di che, vai giù alla fine e c'è l'officina a portata di mano, te la riparano e sei pronto per ripartire. Sì, okay. Microfono. Sì, sì, sempre vai tranquillo. Consideriamo, scusa, ti interrompo un secondo. Consideriamo i bike park qui nel centro Italia nostro. Pensando a un bike park sulle Alpi, ci sono parecchi bike park che
svalichi, cambi valle. Comunque c'è sempre una sorta di zona attrezzata alla fine di tutte le discese, oppure nei pressi degli impianti di risalita. La differenza fondamentale è questa qua, comunque, che in montagna, se vai a farti un bel giro in montagna, devi portarti più roba, sì, e essere sicuro di tornare sicuro, a casa, esatto. No? Sul park fondamentalmente si gira con pressioni più elevate, le gomme un po' più gonfie, quindi meno rischio foratura. Un'altra cosa fondamentale tra la guida in montagna e la guida sul park è l'occhio, quindi il colpo d'occhio, quindi la preparazione all'imprevisto. Perché su una discesa di 20 minuti in montagna che magari non hai fatto da 4-5 anni, non sai mai cosa può capitare. Si formano dei canali, si formano delle pietre che prima non c'erano, alberi, rami, quindi c'è sempre un imprevisto e devi essere preparato a guardare un po' più lontano per passare l'imprevisto indenne. Un'altra particolarità del bike park è che ti selezionano delle piste fattibili e delle piste nere. In questo caso, se sei un tipo curioso e dici ci voglio provare, ti butti sulla nera, poi però o fai già, come me. Sei già stato avvisato comunque. Sei stato partenza. Già avvisato, o fai come me che ti butti, la fai, o al massimo scendi alla prima e la seconda ti butti, dici ok, sono sicuro di farla, no, non me la sento, e faccio la rossa o la verde. E comunque il bike park è ripetitivo, diciamolo. Io ogni anno vado alla Miata, è divertente, per una giornata lo vabbè, fai. Poi c'è da dire che chi gestisce i vari park in giro per l'Italia comunque è anche gente che va in bici, è preparata, quindi un minimo di fiducia. Ovviamente sappiamo tutti che quando ti dicono che è una cosa difficile, l'80% della gente la vuol provare. Certo. Anche lì è un discorso. In montagna questa cosa non c'è, perché comunque sia inizi una discesa, magari se non l'hai mai fatta non sai com'è. Quindi vai anche a tentativi, vai, fai una prova, poi magari ti trovi in mare di casini e cerchi di venirne fuori alla bene meglio. Sul park, bene o male, ci sono delle linee, ci sono le famose chicken line, quindi riesci a bypassare, sì, sì, punti bypassare, certo, pericolosi, quindi è anche un po' più sicuro, se vogliamo, no? Sì, esatto. Certo, poi se esageri ti fai male. Però ecco, un'altra differenza è questa qua. Quando vai in montagna ti devi vestire magari anche in un modo adeguato rispetto al bike park. Cioè col bike park sicuramente, quando c'hai jersey sopra, un pantalone lungo, protezioni sotto, hai fatto. In montagna puoi trovare, avevamo fatto un'uscita tanto tempo fa, arrivi al piano che è caldo, arrivi su in cima che c'è la neve addirittura, e se non sei preparato ti ritrovi sì, bisogna essere come nel pronti. Vecchio video che dicevamo, bisogna vestirsi adeguatamente, fare il bike park con un tipo di bicicletta e un tipo di bicicletta portata. Ma cosa stai dicendo? Ma basta, dai, di ste robe su. Allora, secondo me il bike park sta all'andare a sciare come la montagna selvaggia, diciamo così, i sentieri così, stanno all'andare a fare escursione, trekking o a piedi oppure quello che volete, c'è più libertà, insomma. Ma anche lì c'è lo sci e sci. Se fai lo sci che fai le discese, c'è lo sci alpinismo. Chiaramente dello sci, quello della seggiovia. Per passeggiare usi le ciaspole, per andare a sci usi sci. Andiamo fuori microfono, tema, ragazzi. Microfono. Lo ripeto, bene o male, se tu vai a fare il bike park sai un po' quello che ti aspetta, esatto. Sai un po' quello che vai a fare, ok, ti piace il salto, ti piace la sponda, la velocità eccetera, perché prevalentemente non tutte ma nella maggior parte dei casi le piste sono più battute eccetera, sì. Non trovi appunto l'imprevisto. Se non vai in bike park potresti trovarti anche una giornata in cui spingi e basta. La montagna ti incuriosisce molto di più. Sì, io sono più dalla parte dell'andare in esplorazione, dell'andare a fare escursioni e cose, che sia in bici, che sia a piedi, eccetera, eccetera. Secondo me nel bike park sei meno libero di fare le cose, che sia divertente nessuno lo mette in dubbio, mm-hmm. Che sia utile anche per imparare a guidare nessuno lo mette in dubbio. Però ecco, io preferisco quel brivido anche che ti dà la montagna, quella paura che ti dà la montagna quando veramente sei, tra virgolette, da solo, anche se sei in tre o quattro magari a cercare dei sentieri e vedi le nuvole che arrivano e dici ma sarà ora di tornare a casa, eccetera, eccetera. Queste cose qui, a me la montagna, che con il massimo rispetto, perché bisogna sempre avere rispetto per la montagna e per la natura in generale, certo. Che sia montagna o che sia mare, che sia lago, che sia quello che volete, mi piace molto di più.
perché poi quando torni dici ho avuto questo imprevisto qua, che non è semplicemente quello che ti è caduto davanti e tu hai fatto la sgommata per non andargli sopra, no? No, ma anche il fatto di andare magari a cercare una strada che non c'è per arrivare in cima a una montagna che non esiste la strada, però ci sei arrivato, sì. Ci sono arrivato lì, poi da lì scendi e sei riuscito a fare una cresta e salire su un'altra cimetta e dici wow che figata, cioè a me personalmente sono le giornate che rimangono un po' più in mente. Sul park c'è anche una questione un po' di competizione, no? Sì. Perché comunque è come se vai a girare in pista a Monza, che vai lì per farti il giretto. Ti piacerebbe comunque andare sempre un po' più forte. È sbagliato pensare che il bike park può insegnare a uno che comincia la bicicletta e dice ok, prima voglio imparare un po' la guida e tutto quanto. Metteresti il bike park come potenziale insegnamento per la guida? Appena si prende la bicicletta bisogna andare con qualcuno che ci sa andare. Quindi okay. Una guida, un park, piste facili, va bene. Ma allo stesso tempo insegna molto la montagna. Ok. Quindi vai in montagna, non sai cosa trovi, ti insegna anche quello. Quindi girare sempre sullo stesso park è sbagliatissimo secondo me. Però alternare all'inizio, magari con una guida su un park, magari con qualcuno che non è un amico stronzo che ti fa capottare, perché ci sono anche questi. Sì, certo. Sì, è vero, questo è vero. Quindi alternare le cose all'inizio secondo me, sì, più roba metti e meglio è. Però sempre con i piedi di piombo, quindi abituarsi ad una velocità che ti fa sentire in sicurezza e cercare di aumentare sempre un pochino quella velocità senza strafare, senza fare cose eccessive. Quindi tenere una velocità costante, sempre un po' in miglioramento, che però ti fa restare dentro il tuo limite. Quindi secondo me la cosa importante per l'inizio è questo, poi ognuno può fa quello che vuole. Certo, però è un ottimo consiglio anche questo. Adesso ragazzi io devo scappare. Ciao. E comunque sia, un'altra cosa da aggiungere è anche quando andate in montagna da soli eccetera per all'esplorazione, cose del genere, anche lì non sottovalutate, cioè non strafate, perché se nel bike park non bisogna strafare a livello di velocità, a livello di salti o quello che è, in montagna non bisogna strafare. Ad esempio se incominci a vedere che il tempo è brutto oppure è messo incerto le previsioni, magari se siete all'inizio evitate. Hai detto una cosa perché... interessante, il da soli. Allora io sono per allora premesso, bike park io ci potrei girare tranquillamente da solo, ci sono molte persone che girano, quindi se ti vedono diciamo, ti vedono, ti fai male, ti si fermano, ti sei fatto male. In montagna, secondo me, girare da soli lo sconsiglierei. Facciamo l'esempio di settimane fa che abbiamo girato insieme. Se io ero da solo, c'era quel a Val Cimarra, se c'è quel dirupo, non succede. Ma se cadi, sei da solo, cosa succede? È finito. Ok, ti diverti anche di più se sei in compagnia. Un gruppo, andiamo qua, no andiamo qua. Poi magari decidi di andare là e c'è un fosso e non sai come proseguire. Sì, esatto, c'è un imprevisto che comunque poi ti ricordi con simpatia. Tutte le altre uscite che avete o abbiamo fatto. Sì, cioè sì. Un conto è girare. Su un bike park sai dove arrivi, che alla fine del bike park c'è l'officina, c'è il bar, bevi la birra, ti diverti. Bellissimo, bellissimo infatti, però... Però in montagna il bello è stare insieme all'avventura proprio, cioè scoprire insieme un posto magari che non pensavi. Io non sapevo di Statte o del castello. No, esatto. Infatti il video del Monte Conero che è uscito l'altro ieri, no? È stato un bike park o è stato una montagna all'avventura? Allora, una via di mezzo tra le due cose alla fine? O più un bike park? Se ci sta, per chi viene da fuori ti direbbe montagna. No, è un bike park che non è un bike park. Il Monte Conero è il posto più adatto per l'elettrica. Basso. La risalita ci vuole 15 minuti massimo, ma proprio devi essere pioto. Ci sono tante piste se vai a vedere. Mi brilla gli occhi quando parlo del Conero perché essendo della zona. Chiudiamo dicendo che
Ricordatevi che domani uscirà il podcast ed è un'edizione speciale perché è quella che va a chiudere questa prima, ma se vogliamo seconda stagione di podcast, il decimo episodio, ma sarà solo la prima parte perché questo episodio, essendo molto corposo, verrà diviso in due parti. Si parlerà di Patagonia, che è un brand che noi non trattiamo, ma che vogliamo dire rispecchia pienamente quelli che sono i nostri principi. Vi renderete conto quando ascolterete il podcast di cosa realmente parliamo. Guardate il video di martedì se non l'avete ancora visto, è l'uscita al Monte Conero, quindi Ancona, già a casa sua, lui ha fatto da guida. E soprattutto diteci dove preferite girare voi, se in bike park, sì, bike park o se in montagna. Ce n'è per tutti i gusti comunque, sì. Abbiamo amici che girano in bike park, abbiamo amici che vanno a fare sci alpinismo in Alaska, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Timon vi saluta, Gianluca vi saluta, io vi saluto. Arrivederci a tutti e buona giornata. Ciao ragazzi.